Roberta carissima. Bentrovato Pino, bentrovati i nostri telespettatori. Pronti con il caffè? Prontissimi con il caffè e prontissimi con la nostra abitudine, che è quella di fare gli auguri, e in questo caso auguri ad un signore che non è più con noi, vero Roberta? E che è sempre con noi, perché resta con noi così come la sua musica. Oggi facciamo gli auguri a Pino Mango, in arte semplicemente Mango. Avrebbe compiuto 67 anni, una carriera anche la sua, cominciata prestissimo, a soli 8 anni, come mascotte della band del fratello Michele. Nonostante la tenera età, già si era fatto conoscere per la sua voce straordinaria, per la sua musicalità, che è soltanto cresciuta con gli anni. E lui ha detto: se Dio mi ha dato questa voce, una ragione dovrà pur esserci, e noi l'abbiamo capita forse. Sì, questa voce che ancora oggi, quando la ritroviamo, la riascoltiamo, ci emoziona e ci trasmette tanto. Il suo primo singolo è datato 1977 e passa quasi inosservato. E, insomma, fatica ad arrivare al successo questo ragazzo di Lago Negro, peraltro un luogo bellissimo, un ragazzo pieno di aspirazioni. I primi tre album li scrive insieme a suo fratello Armando, ma l'incontro determinante fu quello con Mara Maionchi, che decise di far scrivere per lui un brano e decise di farlo scrivere a Mogol. Il brano logicamente è Oro, e adesso da Doc noi lo riascoltiamo. Mango. Mango, e adesso apriamo un'altra pagina, anzi apriamo più pagine.